Ciao, sono Alessia Biancino e oggi darò voce all'ultima lettera per la sua famiglia di Domenico Caporossi, detto Miguel. Domenico aveva 17 anni, era nato a Matica Navese, in provincia di Torino, e faceva l'elettricista. Era un partigiano con grado di sottotenente che il 17 febbraio del 1945 venne arrestato, incarcerato e torturato per 36 ore. Infine, Domenico fu fucilato senza processo il 21 febbraio del 1945. Cara mamma, vado a morire, ma da partigiano, col sorriso sulle labbra e una fede nel cuore. Non star malinconica, io muoio contento. Saluti amici e parenti ed un forte abbraccio e bacioni alla piccola Imperio, e Ileno, e il caro Papa, e nonna e nonno, ed ricordarsene sempre. Ciao, vostro figlio, Domenico. Giuseppe Bianchetti, anni 34, operaio, nato a Monteschiena, in provincia di Novara, nel 1909. Il turno movimento partigiano gli venne affidato nel 1943 a un militare tedesco, prigioniero e ferito, da accompagnare a un centro di medicazione. Riconosciuto qualche tempo dopo dal medesimo militare, e da questi accusato e malmenato, viene tratto in arresto. Venne fucilato a Novara da plotone tedesco il 9 febbraio 1944. Caro fratello Giovanni, scusami se dopo tutto il sacrificio che tu hai fatto per me, mi permetto ancora di inviarti questa mia lettera. Non posso nasconderti che fra mezz'ora sarò fucilato, però ti raccomando alle mie bambine di dar loro il miglior aiuto possibile. Come tu sai che siamo cresciuti senza padre e così volle il destino anche per le mie bambine. T'auguro a te e alla tua famiglia ogni bene. Accetta questo mio ultimo saluto da tuo fratello, Giuseppe. Novello Bianchi era un operaio di Villa d'Ossola, in provincia di Novara. A 24 anni, nel 1943, venne arrestato dalle truppe fasciste nella propria abitazione, incarcerato e fucilato il giorno di Natale nello stesso anno. Ciao, sono Alice e leggerò l'ultima lettera del partigiano Novello Bianchi per sua mamma. Cara mamma, non voglio che si pianga per me. Accusate il dolore, ma siate forti come lo sono io in questo terribile da poco mi separa dalla morte. Ti ripeto, sii forte e coraggiosa, prega per me e ti chiedo perdono se in passato ti feci molto soffrire. Andrò da Dio. Anche egli saprà perdonarmi e di lassù verrò sempre a trovarti. Il mio ultimo pensiero è a te, cara mamma. Ricordami sempre che io ti voglio molto bene. Sii forte e coraggiosa. Un tempo ci rivedremo ancora. Ti bacio tanto e col pensiero unito al tuo ti stringo a me e ti dico mamma addio, tuo figlio Novello. Renato Bindi, 19 anni. Era un contadino nato ad Asciano in provincia di Siena il 12 agosto del 1924. Il 10 gennaio del 1944 abbandonò il proprio reparto e si unì ad un distaccamento della divisione d'assalto Garibaldi. Fu catturato l'11 marzo dello stesso anno e successivamente venne processato il 13 marzo nella caserma di Santa Chiara e infine venne fucilato alle ore 18 del 13 marzo del Sono 1944. Rebecca e oggi darò voce a Renato Bindi, che scrisse una lettera ai suoi genitori e ai suoi familiari. Cari genitori, tutti i miei familiari, il giorno 11 marzo mi prese la milizia che mi ha portato a Siena. Cara mamma, gli uomini mi condannano a morte. Ho fatto la confessione e la santa comunione. Perdono a tutti e bacioni a tutti voi e pregherò sempre voi. Desidero che state contenti e pensatemi sempre felice che muoio contento senza peccato. Un giorno ci rivedremo in paradiso. Sono stato assistito dal mio cappellano. Vi domando la santa benedizione e vi bacio con tutto il cuore, mamma, babbo, famiglia e tutti i parenti e il priore. Il vostro figlio Renato. Luigi Bonk, degli anni 30, tenente dell'Armata dei Carabinieri, nato a Finestrelle, Pinerolo, il 27 febbraio del 1914. Nel 1944 entra a far parte della divisione autonoma Adolfo Serafino, operante in Val Chisone, Pinerolo. Partecipa ad azioni armate e dei combattimenti che nell'agosto del 44, dopo 12 giorni di lotta, costringono la formazione a riparare in Val Tronchia, qui Pinerolo. Catturato l'11 agosto del 44 con 8 compagni nella zona di Sestriere, da reparti tedeschi, viene spogliato e serviziato e torturato. Impiccato alle ore 17 del 14 agosto del 1944 a Busson dai tedeschi con Luciano Beltramo. Ilaria e darò voce a Luigi Bonk, che scrisse una lettera per la moglie. Cara Duilia, la mia ultima parola ti consolerà per sempre,
però muoio innocente di tutto, ma per la mia idea tu non ci pensare più. Per tuo marito ti penserà dal cielo, come ti ho sempre voluto bene, te lo vorrò dal cielo. Stai tranquilla, mia cara gioia, ti verrò a prendere, saluta per me tutti i parenti e specie tua mamma. Ritorna a casa, consolerai mamma e papà. La mia ultima parola è di stringere con il cuore fino all'ultimo. Baci mamma e papà e non portare lutto per me. Ciao mille bacioni, sincero tuo Luigi. Il partigiano Adorno Borgianni, 19enne contadino, nacque in provincia di Siena il 1 aprile del 1924. Fu poi chiamato alle armi il 25 febbraio del 1944, ma disertò arruolandosi nel movimento partigiano, la divisione d'assalto Garibaldi. Fu poi catturato e torturato, infine ci fu il processo il 13 marzo del 1944 nella caserma di Santa Chiara, del Tribunale del Militare Straordinario di Siena, e fu fucilato lo stesso giorno alla caserma La Marmora di Siena. Ciao, sono Aurora e oggi sono qui per leggere l'ultima lettera dedicata alla famiglia di Adorno Borgianni. Carissima famiglia, io mi trovo condannato con la mia pena di morte, ormai il mio destino è questo. Fatevi tanto e tanto coraggio, ormai è così. E vi saluto tutti i miei genitori e mio fratello e sorella e parenti di farvi tanto tanto coraggio, vostro figlio Adorno. Ciao, sono Lorenzo e darò voce a Boris Pradak-Bauger. 24 anni, studente in medicina, nato a Trieste il 10 maggio 1920. Tesoriere della 4ª Divisione Garibaldi, viene catturato a Corio e ricoverato all'ospedale di Cerier, dal quale riesce ad evadere. Due giorni dopo viene nuovamente catturato e fucilato a Rocca Canavese. Miei compagni d'armi, oggi si chiude la mia vita. Nel supremo istante giungo a voi il mio grato ricordo. Siete stati per me compagni buoni e fedeli. Una cosa sola mi rincresce, il dovervi lasciare quando già per voi sta delineandosi la vittoria, con quella pace che non era al mondo intero, se non altro quella tranquillità che tutti auspicano dopo tante lotte e sofferenze. Certo di essere da voi ricordato, vi lascio con il desiderio che non si sparga per me altro sangue italiano. Un fraterno abbraccio a tutti, viva l'Italia, Boris.